basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che ti amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che folle non ha più. È senza il vento, un vento freddo, dove le fonde e le speranze butta giù. Oh, questa vita cos'è se manchi tu? C'è tal fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che tornerà. Ciao ragazzi, benvenuti. Ho per voi un'interessante classifica sui film italiani che hanno incassato di più, ovviamente in Italia, in tutta la storia del cinema. E apre la classifica al 10° posto Pinocchio, film del 2002 di Roberto Benigni. Seguito al 9° posto da Benvenuti al Nord del 2012 di Luca Miniero. All'8° posto Il Ciclone del 96 di Leonardo Pieraccioni. 7° posto per Natale sul Nilo di Neri Parenti. Saliamo e al 6° posto c'è Il Divertentissimo Chiedemi se sono felice di Aldo Giovanni e Giacomo del 2000. 5° posto per Benvenuti al Sud di Luca Miniero del 2010. Che bella giornata con Zalone e con la regia di Gennaro Nunziante del 2011 al 4° posto. E sul podio c'è Roberto Benigni con il suo film da Oscar La vita è bella del 97, superato però da Checco Zalone e Nunziante, che si aggiudicano il 2° posto con Sole a Catinelle del 2013 e pure il 1° posto con Quo Vado del 2016, che supera Titanic, La vita è bella, ma non Avatar, che rimane il film con i più alti incassi di sempre nei cinema italiani. Eh sì. Che cosa ne pensate di questa classifica? Sono tutti film che secondo voi meritavano questa affluenza di pubblico, oppure avete dei dubbi a riguardo? Comunque questa classifica di sicuro la dice lunga sui gusti della maggior parte degli italiani. Aspetto i vostri commenti e vi aspetto anche al prossimo video, come sempre. Ciao da Valeria.